5 minuti a scaricare, vengo qui e trovo la multa. Ho la patente da 6 mesi e ne ho prese 4. Io non guido e sono salve. Le multe lei come le paga? Le pago online con la carta di credito e spesso mi capita di pagarle il quinto giorno per avere lo sconto, insomma. Avete pagato la multa con la carta di credito l'ultimo giorno utile per avere lo sconto? Attenti però, perché se la matematica non è un'opinione, l'italiano a quanto pare sì. Il pagamento con la carta di credito o con bonifico bancario si rivela una trappola. Secondo la circolare del 14 gennaio scorso emanata dal Ministero dell'Interno, il pagamento elettronico ha effetto solo dalla data di accredito. Finora questa cosa però non c'era stata comunicata. Finora non ce l'avevano detto perché la legge, il codice della strada, dice pagamento effettuato. Io da cittadino interpreto come pagamento il momento in cui effettuo il pagamento. Adesso si scopre che secondo la pubblica amministrazione, secondo lo Stato, non è la data in cui io effettuo il pagamento, ma è la data in cui l'amministrazione riceve i soldi. E allora, cosa bisogna fare per essere sicuri di aver pagato la multa in tempo? O si paga in contanti al comando di polizia, oppure si paga alla posta, sul conto corrente postale del comando di polizia. Allora lì, come dire, il momento in cui si effettua il pagamento coincide con la disponibilità del denaro per la pubblica amministrazione. Se invece si ricorre a uno strumento di pagamento elettronico o bancario, bisogna tenere conto del fatto che impiega un po' di tempo la somma ad essere accreditata e quindi la data di pagamento è quella. Quindi pagare con carta di credito la multa l'ultimo giorno che è garanzia dell'arrivo della cartella esattoriale, perché cioè, si configura, è sicuro.